19 persone finite in carcere, più altre 3 indagate. Questi sono i risultati di una vasta operazione condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Catanzaro, che ha permesso di accertare una serie di reati perpetuati dalle cosche di 'Ndrangheta, specialmente nei territori di Valle Fiorita, Amaroni, Parlermiti, Squillace e Roccelletta di Borgia. Gli arrestati sono tutti accusati di gravi reati, tra cui associazione di tipo mafioso armato, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, reati legati alle armi, detenzione e traffico illecito di stupefacenti, nonché ricettazione, sequestro di persona, furto in abitazione e danneggiamento seguito da incendio. Il gruppo criminale era organizzato in 2 cosche, influenzate dalle locali di 'Ndrangheta, di Cutro e Isola Capo Rizzuto. Esercitavano la loro egemonia criminale attraverso atti incendiari, estorsioni a imprenditori edili, boschive ed eolici, tentativi di importazione di droga dalla Bulgaria e furti nelle abitazioni, facendo partecipare anche persone apparentemente lontane dal mondo malavitoso, come i 2 imprenditori operanti nel settore edile che erano vicini ad una cosca di 'Ndrangheta di Roccelletta di Borgia, mentre altri 2 avevano un coinvolgimento esterno alla cosca di Valle Fiorita. Uno dei 2 era attivo nella gestione dei rifiuti nel campo oleario, mentre l'altro nel settore turistico e della ristorazione. Queste 2 organizzazioni criminali operavano su 2 territori confinanti, contigui, quindi diciamo che si sono registrate nel corso degli anni una serie di aspri conflitti fra queste 2 organizzazioni criminali, che sono state scansite anche da vicende particolarmente gravi, vicende omicidiarie particolarmente gravi. In alcuni casi si sono ricercati anche dei punti di equilibrio tra queste 2 organizzazioni criminali per la spartizione dei proventi illeciti e per l'esercizio di alcune attività estorsive nei confronti di attività economiche di maggiore rilevanza rispetto alle altre. E il punto di contatto per riappianare questi aspri conflitti è stato cercato anche attraverso l'intervento di esponenti di organizzazioni criminali di altre aree, esponenti di vertici di altre organizzazioni criminali, tanto della provincia di Reggio Calabria quanto della provincia di Crotone. Nuove organizzazioni che continuano, malgrado precedenti operazioni di servizio, a esercitare o voler esercitare un controllo di tutte le attività economiche presenti sul territorio che, come abbiamo visto, è attivo sul piano di vista delle attività di attrazione turistica, turistico-balneare, e lo fa con una certa spavalderia, quasi nella consapevolezza di una impunità che però, come insomma, abbiamo contenuto con questa operazione.